Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. Oggi è lunedì 19 settembre e sono le 7:35. Io sto per mettermi a fare la seconda colazione della mattinata, cioè questa è la prima vera colazione e solo che verso le 7 ho già preso il caffè e il mio fidanzato è già andato al lavoro e quindi ho pensato di girare questo vlog perché oggi appunto sarò sola per gran parte della giornata e devo fare varie cose, perciò ho detto giriamo un vlog così ci teniamo compagnia a vicenda. E allora adesso provo a mettervi qua davanti. Ho messo il pigiama, questo qui di The Zenis, e l'ho abbinato, dopo vi faccio vedere, ai pantaloni del pigiama di Terranova, quelli viola, e ci sta benissimo questo rosa con questi fiorellini con quel pigiama. E comunque per colazione latte e muesli alla frutta, poi qua ho una mela, l'unica mela rimasta perché noi siamo andati ad Ischia, non so se vi ricordate, ve l'avevo detto nell'altro vlog, non ho ripreso nulla, sono stati 3 giorni, siamo stati 3 giorni e 2 notti di puro relax e abbiamo fatto sì qualche foto, ma neanche così tante, perché in realtà in genere io quando vado al mare oppure alle terme, insomma in questi posti dove c'è l'acqua, il telefono proprio lo lascio in disparte, figuriamoci la macchina fotografica, ecco. E quindi sì, abbiamo fatto qualche foto, ma nulla di che, ci siamo proprio goduti il momento e rilassati, ecco. Però vi consiglio, che se non siete mai stati, io per esempio non ero mai stata ad Ischia, e siamo andati, vi consiglio l'hotel La Mandorla, dove il mio fidanzato era già stato 2 volte, credo, in passato. A lui piace tantissimo questo hotel e devo dire che anche a me è piaciuto tanto e ci ritornerò. Ha 2 vasche con acqua termale, una è coperta quindi potete stare lì anche proprio in inverno, e perché ha dei finestroni grandi che danno verso l'esterno, quindi rimane comunque areggiata, però è più coperta anche nel caso, ecco, dovesse piovere si può utilizzare, mentre l'altra rimane parte coperta dai balconi che ci sono sopra e parte invece all'esterno. Poi lì ci sono tutti i lettini e davanti c'è subito il mare con la spiaggia, perciò veramente bello. Poi siamo andati al Castello Aragonese, sta proprio su questa collina imponente, bellissimo. E poi che altro vi consiglio? Ah, e poi vi consiglio di andare al Sorgeto, è un mare appunto dove c'è l'acqua classica del mare fredda che si mischia con quest'acqua calda termale che viene appunto da sottoterra. Quando siamo andati noi quella mattina era abbastanza mosso il mare, perciò c'era un effetto stranissimo perché c'erano le onde del mare che ti venivano addosso ed erano fredde e poi subito dopo sentivi l'acqua calda. E quindi veramente molto strano, poi è iniziato a piovere purtroppo quella mattina e quindi siamo usciti. Comunque io adesso mi metto a fare colazione, ho il latte con il muesli, ho questa mela che è l'unica superstite, infatti diciamo che è un pochino troppo matura per i miei gusti, comunque ovviamente la mangerò. Non abbiamo più nulla di fresco a casa, niente frutta, niente verdura, e quindi oggi dovrò andare. Allora, io adesso faccio colazione e ci vediamo tra un pochino. Guardate quanto ci sta carino il pantalone, questo del pigiama viola di The Zenis. Cioè, scusate, di Terranova, con invece la magliettina di The Zenis, sempre del pigiama. Cioè, nell'insieme ci sta proprio carino e anzi sembra abbinato. Non fate caso a questo caos, tra poco pulirò la casa e metterò a posto, però prima devo fare delle cose di lavoro. Allora, la casa è in disordine, però è pulita, perché ieri, appunto, che era domenica, siamo stati a casa tutto il giorno e ho dato proprio una pulizia profonda, ma comunque, standoci dentro, metterla in disordine è un attimo.
Allora, qua su questo quadernino segno le cose di lavoro da fare. Non credo di averlo ancora detto nei video, ma gestisco tutta la parte amministrativa, contabile, insomma, tutte queste. Sono, diciamo, una segretaria dell'azienda di famiglia, perché noi abbiamo un'azienda agricola e produciamo per la grande distribuzione e quindi appunto io faccio questo lavoro, tutto il lavoro amministrativo e riesco comunque a gestirlo da lontano, basta che io abbia un computer e una connessione internet. Bene, ora mi metto al lavoro e comunque sì, lavorerò in pigiama e perché tanto dopo mi devo allenare, quindi è inutile che ora io mi cambi e poi tra l'altro a me questa magliettina piace tantissimo, quindi almeno la sfrutto un pochettino di più. Allora, aggiornamento, sì, qualche ora dopo, mancano 2 minuti alle 11. Le cose che dovevo fare con urgenza le ho fatte, non sono riuscita a concludere molto perché nel frattempo poi ci sono state altre chiamate di lavoro, altri imprevisti, comunque ho lavorato fino adesso, le cose che non sono riuscita a fare le farò più tardi. Voglio dare una pulita a casa adesso, purtroppo non sono riuscita a fare sport, mi lavo. Mi preparo e andiamo a fare la spesa. Lo sport anche lo farò dopo. Comunque, ora mi sto per mettere a fare un caffè e vi volevo far vedere questo nuovo acquisto. L'ha comprato il mio fidanzato l'altro giorno appena siamo tornati qua. Siamo passati da Lidl e abbiamo preso questa che è della Silvercrest, vedete? E fa un caffè ottimo e è perfetta perché poi non dovete comprare le cialde, insomma, non dovete spendere ulteriori soldi, basta il caffè semplice oppure addirittura, ora vi faccio vedere, addirittura invece del caffè quello classico potete comprare i chicchi da macinare e abbiamo preso anche questo, cioè l'ha preso proprio lui, l'ha comprato lui, che serve appunto per macinare i chicchi, ma ancora non li abbiamo comprati, quindi utilizziamo il caffè classico e devo dire che lo fa benissimo. Adesso mi faccio un caffettino, quindi basta metterla qua sotto. Caffettino fatto, ora aspetto un attimino che si freddi e sistemo la casa, do una pulita e poi usciamo a fare la spesa. Allora, casetta pulita, ora c'è il robottino che sta aspirando, infatti l'aspirapolvere non l'ho passata, però ho dato una sistemata, una pulita e mi sono fatta la doccia, mi sono lavata, mi sono data anch'io una sistemata e ora vado a fare la spesa. Vado direttamente alla Conad che mi rimane un pochino più comoda e lì passo anche un attimino da The Zenith, giusto per fare un qualcosa di piacevole anche oggi. Per le due devo stare di nuovo qua a casa che devo fare analisi tecnica. E poi oggi inizierò la FTMO Challenge. Al volo vi faccio vedere l'outfit. Ho messo in pausa il robottino che nel frattempo è venuto qua in camera e stava pulendo qui. Se vedete gli aloni qua sullo specchio non è sporco, ma è proprio macchiato, è così purtroppo. E allora, questa è una t-shirt di Zara, semplicissima, beige chiaro, però al particolare di queste maniche. E poi da quando l'ho presa metto sempre questa collanina che avevo preso da CEA e ve l'avevo fatta vedere nello scorso video haul con il cuoricino e la mia iniziale ed è carinissima, mi piace tanto e la metto sempre. Poi questi sono dei jeans di Stradivarius, di jeans skinny, molto comodi e ai piedi ho queste zeppe che avevo preso al Globo. Molto semplice l'outfit e comodo. Allora, non so se mi riuscite a vedere, credo di sì. Spesa fatta in tempi record e ho preso anche una cosina molto carina da The Zenith, dopo vi faccio vedere. Ho praticamente fatto solamente spesa di frutta e verdura e qualche altra cosa di fresco, ma tutto da cucinare, ecco, niente di pronto. Io in genere la spesa la faccio così.
Compro un sacco di verdura e di carne, ecco, compro molto poco, tipo il pollo oppure compro il pesce e nulla di già pronto, insomma, cucino tutto io, sia perché è più sano che anche per risparmiare. Risparmio che tra l'altro non è che ci sia stato molto perché i prezzi sono aumentati, come tutti sappiamo, ma comunque c'erano delle ottime offerte. Alla fine ho guardato, io i prezzi li guardo al chilo. E devo dire che non sono poi così differenti da quelli che si trovano da Lidl o all'Eurospin, anzi, ultimamente mi sta piacendo di più fare la spesa qua alla Conad piuttosto che all'Eurospin perché ho notato che si sono alzati un pochino troppo i prezzi nei discount. E comunque adesso vado a casa anche perché sto morendo di caldo. Allora, arrivata a casa vi faccio vedere quello che ho preso. Ho già messo qua sul tavolo la frutta e la verdura. Allora, ecco qua, come frutta ho preso tantissima uva bianca, che ora sono in fissa in questo periodo con l'uva bianca e meno male perché è anche di stagione, quindi ne approfitto. Poi ho preso le mele, per fare prima ho preso queste qua confezionate, in realtà a volte, cioè spesso diciamo, prendo quelle sfuse. E poi ho preso l'ananas e le pesche, ho preso queste perché comunque convenivano, stavano in offerta. Mentre per quanto riguarda la verdura, ho preso due melanzane, le zucchine. Questi pomodori a me piacciono tantissimo, li trovo solamente qua in Puglia, da me nel Lazio questi non li trovo. E poi ho preso la zucca perché in questo periodo anche la zucca mi piace molto. Le patate novelle, ho comprato un sacco di carote che a noi piacciono molto, soprattutto al forno con la curcuma e un po' di olio e il pepe nero. E poi vabbè, sedano, questo poi lo lavo e lo congelo. Poi i fagiolini, credo che li farò stasera, fatti con prezzemolo e aglio, e poi ho preso l'insalata. In realtà io di solito prendo l'iceberg, però questa conveniva e quindi ho preso la Trocadero. E quindi questa è tutta la scorta di frutta e verdura che a noi in realtà ci basterà per più di una settimana. Poi queste sono le altre cosine che ho preso, frutta e verdura l'ho già messa in frigo. Allora vabbè, ho preso il pollo, noi in realtà mangiamo o il pesce fresco oppure il pollo e poi vabbè il vitello ce l'ho di casa, ogni tanto lo mangiamo e poi basta, questo mangiamo di carne e pesce. E allora questi li ho presi per il mio fidanzato, gli piacciono tanto questi yogurtini fatti così e questi erano i più convenienti, sono anche buoni. Perciò ho preso quelli della Conad. Poi ho preso questo yogurt che in realtà è senza lattosio, però era quello più conveniente e non avendolo mai provato ho deciso di provarlo. Poi anche questa era in offerta, la ricotta. Ho preso questa confezione grande e la certosa. Ecco, per quanto riguarda queste cose, come anche il tonno, ho preso questo qua all'olio di oliva della Conad. I prezzi, ecco, erano molto simili a quelli di Lidl, anzi, il tonno, vabbè, questo è nelle confezioni quelle un pochettino più, cioè quelle standard, mentre quello più piccolo era più conveniente al chilo e costava 9 euro e qualcosa quello piccolo, che è il prezzo che si paga di solito, per esempio, da Lidl. E mentre questo qua più grande è venuto 10 qualcosa al chilo, e quindi cioè, mi sembra abbastanza conveniente. Poi ho preso i ceci per fare o l'hummus o anche farli con il pomodoro, aglio e rosmarino. E poi vabbè, il dentifricio perché non ce l'avamo più come scorta e ne ho presi due. E tutto qua. Poi ho preso anche queste due casse d'acqua, la levissima è nelle bottiglie da 2 litri, di solito acqua liscia prendo sempre la levissima, e mentre l'acqua frizzante prendo un po' quella che capita, ho preso questa della Conad. Vediamo quanto ho speso. Allora, totale 61,65 per tutte queste cose. Diciamo che poteva andare meglio, ma con i prezzi che si sono alzati ultimamente poteva andare anche peggio. Quindi accontentiamoci e va bene così. Io adesso mi mangio una cosa al volo e poi mi metto a fare analisi tecnica perché tra poco si trada.
Allora, io ho finito adesso di mangiare, ma è durato molto poco il mio pranzo perché mi sono mangiata solamente una fetta di pane con un po' di patè d'olive e recupererò più tardi magari con una bella merenda. Adesso non ho letteralmente tempo perché mi devo mettere a fare analisi tecnica. La voglio fare con un po' di calma e mi voglio prendere il mio tempo perché oggi inizierò la FTMO Challenge. Sono le 14:30, quindi ho proprio un'ora di tempo per fare analisi e anche fare proprio il pagamento per iniziare la challenge. Farò la challenge da 50.000 dollari, durerà 30 giorni. Io devo raggiungere il 10% del capitale, quindi fare 5.000 dollari in poche parole in 30 giorni. Vi ricordo che adesso con il cambio euro-dollaro 5.000 dollari corrispondono a 5.000 euro. Ho deciso di aprire un nuovo canale che parlerà interamente di trading. Così su questo canale mi posso dedicare totalmente a diciamo le mie passioni che accomunano un po' tutte noi donne, e mentre nell'altro canale parlare proprio seriamente di trading e non annoiare nessuno, che così almeno chi è realmente interessato mi seguirà lì. Non so ancora che nome darò al canale, ma comunque nel momento in cui caricherò questo video l'avrò già deciso, perciò lo lascio qua sullo schermo. E oggi ho intenzione di filmare mentre trado, quindi filmare proprio la mia sessione di trading e la caricherò lì. Farò la challenge su questo, quello da 50.000 dollari. Scrolliamo in basso, ecco qua, costa 345 euro. Ora io faccio il pagamento e da oggi questa challenge durerà 30 giorni. Io in 30 giorni devo raggiungere il 10% di 50.000 dollari. Se chiudo in negativo anche solo di un dollaro, quindi se al termine di questi 30 giorni chiudo anche solo a 49.999, perdo i 354 euro. Quindi questi soldi che sto pagando adesso saranno persi, avrò perso la challenge e per farne un'altra dovrò ulteriormente pagare altri 354 euro. Quindi diciamo la fregatura, ecco, sta un po' qua quando ti danno questi conti in gestione. Io mi sono allenata tanto per mesi e mesi, la maggior parte delle challenge in demo le ho finite in positivo e di alcune ho anche appunto raggiunto il target, perciò secondo me è arrivato il momento che io provi in real, cioè a fare veramente questa challenge. Ora faccio il pagamento e poi mi metto a fare analisi tecnica. Allora, giornata chiusa in positivo, portata a casa 351 dollari. Bene, ma non benissimo, perché già con la prima operazione io avrei potuto chiudere a circa 600-700 dollari, solo che il prezzo poi è tornato giù e mi ha chiuso insomma in positivo. Poi dopo qua ho preso uno stop loss e con l'ultima operazione ho riportato il conto in pari e ho fatto un leggero profitto. Vediamo poi domani come andrà. Ricordo sempre che io ora sto a 351, ma devo raggiungere 5.000 dollari entro 30 giorni per passare la challenge. Comunque, per tutti gli aggiornamenti poi passate sul mio nuovo canale. Questa è la cosina che ho preso da The Zenith, è un pigiamino, ma va, io comunque sono amante dei pigiami. Io non l'ho provato in negozio perché stamattina stavo di corsa, però ho preso la taglia M che dovrebbe andare. Allora, il pantalone è tutto con la stampa così, con la scritta Barbie. E poi la magliettina che vi voglio far vedere un attimino nel dettaglio adesso perché. Ah, allora, questa stampa che è deliziosa, è tutta nera e ha questa stampa davanti con scritto Barbie e Girls Gotta Do What a Girls Gotta Do. Molto, sì, simpatica. E però ha la stampa che è. Cioè, non so se avete presente, ma esistono diverse tipologie di stampa e questa secondo me è proprio quella più cheap perché è la stampa quella a foglio che mi sa che vi fanno anche in alcune cartolerie. Cioè, voi portate la foto e loro vi fanno proprio la stampa, quella lì, proprio tutta plastificata. E che in genere a me non piace, infatti non, io non ho niente con questa stampa perché
Poi il tessuto sotto non è traspirante e appunto non è il massimo per una maglietta. Però non lo so, cioè, mi piaceva proprio. Poi con queste forbici che tagliano la frangetta mi ricorda quando ero più piccola che facevo certi disastri sui miei capelli, mi tagliavo la frangetta, mi tagliavo i capelli e vabbè, cioè, mi fa troppo ridere questa stampa e quindi alla fine l'ho comprata. Vedremo come mi ci trovo, semmai non la uso come pigiama, ma come felpina, cioè come magliettina per stare in casa. Comunque ho preso la M e il pigiama costa 25,99 euro in toto, pantalone e maglietta. Ora me la provo e vediamo se mi sta bene la taglia e se mi piace. Allora, ragazze, tada! Lo so che è infantile. Però, cioè, secondo me è adorabile per stare in casa. I pantaloni, allora, è cotone leggero. I pantaloni sono morbidissimi e ottimo taglio, cioè proprio comodi. Con tutte queste scritte che tra l'altro non sono plastificate come queste, cioè sono proprio morbidi. E quindi super promossi e la magliettina, cioè io la amo, è troppo carina, ma questa proprio per stare in casa, neanche da usare come pigiama, cioè troppo carina, fa un peccato tenerla solamente nel letto. Il mio fidanzato non l'ha ancora visto, ma ovviamente non gli piacerà, sono sicura, anzi secondo me scoppierà a ridere, però vabbè, l'importante è che piaccia a me, quindi ora io toglierò il cartellino e poi lo metto nella cesta dei panni da lavare quando poi ho il carico di cose scure e lo laverò. Molto carino. Così sono fatte le 17:30. Nel frattempo vi faccio vedere gli effetti del Botox perché comunque sono passati ora un po' di giorni e si vede proprio l'effetto finale che appunto ci sarà in tutti questi mesi. E quindi vi faccio vedere e poi io mi rimetto a lavorare il lavoro che avete visto stamattina, quello proprio per l'azienda. E lavorerò ancora un paio di orette, poi preparerò la cena e ci metteremo a mangiare. Mio fidanzato dovrebbe tornare fra poco. Ora vi faccio vedere. Allora, aspettate. Poi magari farò proprio un video ad hoc sul Botox, tipo un prima e un dopo, però voglio magari far passare un po' di tempo. Adesso vi faccio vedere. Vi ricordate che qua, quando ridevo, si vedevano le rughette che ora si vedono di meno, cioè io almeno lo vedo. E poi qua vi ricordate che mi ero messa così per tirare su questa parte? Vedete, questa parte non si tira più su, si tira in realtà su questa parte qua per mantenere l'espressione. Appunto, vedete, se mi devo stupire, mi stupisco, ma questa parte qui non si muove, quindi quella ruga qua non si forma. Mentre per questa parte qui diciamo che ancora un po' si vedono queste rughette quando parlo, però ha attenuato un po', ecco, il Botox, quel movimento. Però vedete, ecco, cioè se io non avessi fatto il video nessuno ora se ne sarebbe accorto perché vedete riesco a ridere e riesco a stupirmi. Perciò io sono soddisfatta. E nulla, ecco, vi volevo far vedere anche questa cosa del Botox, magari a qualcuno può tornare utile. E nulla, ragazze, io adesso vi saluto. Mi raccomando, se vi interessa quindi il discorso trading, seguitemi sull'altro canale. E poi ci vediamo prestissimo con altri video anche su questo canale. Ciao!